Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky e sono qui oggi con il sesto episodio della nostra modalità carriera allenatore con il PSV Eindhoven. Vedete qui, non vedete le ultime 10 ore di mercato ma le ultime 4. Questo perché? Perché ho già intavolato qualcosina. L'ultimo colpettino, tra virgolette, ve lo volevo comunque portare e quindi penso di avervelo portato. Non è un colpo da un overall da 85-90, però è un giocatore che mi avete chiesto in tantissimi. Io mi sono reso conto che l'unico giocatore che non vi è piaciuto che ho comprato è stato Yane dal Real Madrid. Quindi ho detto, vabbè, siccome me l'hanno detto in 200.000, ok che è un acquisto scontato e tutto quello che volete, però prendiamo Gianluigi Donnarumma, visto che 16 anni per lui è proprio veramente l'ultra giovane della squadra. L'ho preso in prestito per un anno dal Milan e ho detto vabbè, prendiamocelo e rendiamo contenti tutti i miei iscritti. Poi mi è arrivata un'offerta di 3.200.000 per Josefon. Io ragazzi lo vado a vendere perché abbiamo su quella fascia già Lausen e un altro giocatore che aspettate che ve lo faccio vedere, che non mi viene in mente in questo momento. Fatemi vedere, eccoli, Pereiro. Quindi direi che siamo abbastanza coperti su quel lato. Abbiamo giocatori anche polivalenti che possono giocare tutte e due le fasce, quindi ho pensato che poteva essere venduto. Andiamo a vedere questi mail, anche se non è niente di che. Infatti solo ci arriva il fatto che abbiamo venduto. Abbiamo 2.700.000. Sinceramente in due ore non ci facciamo nulla. Questi soldi ce li teniamo, 3.800.000, quasi 4.000.000. Ce li teniamo magari poi per un eventuale mercato di gennaio. Quindi ragazzi direi che la formazione è pressoché completata, o meglio la rosa è pressoché completata. Vediamo le ultime email, aggiornamento da Russi, ok, il mercato, l'ultimo giorno di mercato si è concluso. Quindi ragazzi queste qui sono le nostre rose, questa qui un po' più titolare, questa qui non squadra B. Ah, però c'è da modificare una cosa, al posto di Locadia qui noi ci facciamo giocare il nostro Ilenacho, perché l'ho visto leggermente più pronto rispetto a Preciado. Arriviamo dunque ragazzi alla sfida contro la Z, sicuramente la Z la conoscete, la Z Alkmaar come squadra. Questa è la formazione titolare, leggenda, 5 minuti pioggia, l'unica modifica che voglio fare è metterci il nostro Gianluigi Donnarumma e vorrei anche provare Paredes al posto di Proper. Queste sono le uniche modifiche che faccio e quindi si va nel match. Bella la palla strappata da Paredes, Locadia può servire, Maher ha tanto campo da attaccare, bravissimo Maher, ancora lui, vede il passaggio centralmente, c'è guardato, può metterla dentro, che occasione qui! Possiamo sfruttare il calcio d'angolo, battiamo corto, eccolo Maher, un gioco di gambe, si appoggia dietro su guardato ancora una volta su Paredes. Paredes può caricare la botta, Paredes! La parata di Coutinho in porta. Cominciare un'azione verso guardato. Ancora il pallone dentro di Arias per il nostro bomber Locadia che attende un movimento. Che passaggio! Un gol fenomenale! Ma ragazzi, ma avete visto cosa ha fatto Locadia? Guardate, inserimento in questo modo. E gol meraviglioso, cioè che vi devo dire ragazzi, ho perso le parole per Locadia. Dopo che un bomber del genere ti fa anche un assist così, cioè ormai è tutto in secondo piano. Locadia, idolo assoluto. E finisce il primo tempo, non avevamo creato tantissimo, ma questa luce che ha creato Locadia è stata qualcosa di meravigliosa, proprio quelle cose che ti fanno dire ah che bello fare la carriera quando trovi queste giocate. E quindi ragazzi sotto col secondo tempo, strapper, pallone guardato, Paredes può servire, Musa è velocissimo ovviamente, eccolo Musa, può partire, troppo veloce, infatti perde il pallone, ci prova sempre il talentuoso centrocampista che abbiamo comprato, occhio perché c'è un buco centrale, eccolo, l'avevo visto, eccolo qui, mamma mia Donnarumma. Fa capire subito chi comanda qui nella porta del PSV Eindhoven. Dai, non l'avevo toccato lì. Non so come abbia fatto a dare questa punizione, che è anche pericolosa, tra l'altro, 76esimo. Occhio! Donnarumma sul palo, mamma mia! Cioè, Donnarumma che può andare a rinvio verso Musa. Musa è molto veloce, può sfruttare la sua velocità. Guardate quanto campo che dà
agli altri, cioè è allucinante, guardate Musa, si è fatto tutto il campo, Musa può entrare in area, non mi dire che fa un gol del genere, mamma mia però Musa. E finisce qui la partita ragazzi, riusciamo a vincere, ci portiamo a casa altri 3 punti contro la Z, squadra non semplicissima. Questo PSV Eindhoven sta volando, praticamente tutte vinte, non subiamo neanche poi tantissimi gol, sono veramente contento della mia squadra. Arriviamo ragazzi adesso ad affrontare il Valencia in Champions League, quindi gara importantissima. Io me la rischio con la formazione 2 ragazzi, metto tutti i giovani tranne Moreno e fuori quota in campo, veramente me la voglio giocare così a viso aperto, senza problema, leggenda 5 minuti, sereno, forza PSV Eindhoven. Esordio in campo europeo ragazzi, importantissimo per noi partire col piede giusto, facciamo giocare il Renato, Lausen, Bergwijn, cioè tutti giovanissimi lì davanti, vabbè ormai tutta la nostra squadra è giovane, si sa. Potremmo pagare tanta inesperienza in Champions League, spero non sia così e quindi noi ci proveremo. Il Lenacio può servire Marco Asensio, la palla in profondità verso Bergwijn, Bergwijn si impegna, Bergwijn tiene il pallone, vede il passaggio centrale, Benedetto! Un terzino ci segna, mamma mia, ci pensa lui, decide che in questa Champions League c'è anche lui, c'è anche un terzino meraviglioso come Benedetto. Ragazzi, spettacolo PSV Eindhoven anche in area europea. Il pallone dentro, mamma come gioca bene questo PSV Eindhoven. Marco Asensio può far partire il Lenacio, però non riesce a recuperare il pallone, ma la palla è ancora di Paredes che sta facendo un ottimo inizio di stagione. Eccolo, la palla verso Ofori. Ofori prova ad entrare, fermato ottimamente. Qui il Valencia non ci sta capendo più nulla, probabilmente. Bello questa palla centrale. Ancora qui il movimento, il Lenacio. Ofori! Mamma mia! Ecco la ripartenza di Lenacio, può servire Asensio che può allargare il gioco verso Bergwijn. Bergwijn è molto molto rapido nonostante sia giovanissimo. Eccolo Bergwijn, ancora campo, Bergwijn la mette dentro, San Juste! Non so come si trovava lì in attacco, non ho messo il trappettivo ragazzi, ma San Juste, come mi avete detto che si dice, riesce a segnare il 2-0, no, io non ho parole ragazzi, ogni partita che faccio non mi sono mai divertito così tanto con una squadra in modalità carriera, io ve lo giuro, cioè veramente mi sto divertendo un casino al 45esimo, ci pensa un difensore. Eccolo il Lenacio che può partire, vede sulla fascia ancora Lausen, Lausen frena, eccolo, no vabbè, a memoria giocano questi ragazzi, ragazzi appunto. Eccolo Bergwijn, entra in area, Bergwijn, la palla resta lì, come ha fatto a non segnare? Dobbiamo fare un piccolo cambio, ho visto un pochettino stanco Paredes, che ho fatto fare troppe partite. Io metterei Guardado lì e poi ci piazzerei Preciado al posto di Lenacio. Nelle partite precedenti ho fatto giocare più magari il Lenacio e meno Preciado, faccio il contrario perché voglio vedere un po' come si comporta anche lui. Se la prende il Lenacio e decide di effettuare questa azione, oddio, Asensio, Asensio! 3-0 secco a Valencia ragazzi, ma che spettacolo, vabbè. Basta, non li elogio troppo, sennò poi in futuro poi non giocano bene, ma pallone recuperato, azione spettacolare, si inseriscono tra le linee in una maniera assurda e poi sinistro a giro, siamo 3-0 per noi. Eccolo Preciado, Preciado ha un po' di campo da attaccare, Preciado contro tutti, oddio, oddio Preciado, 4-0, ma anche Preciado non è male. Questi fenomeni, non so, me li hanno cuciti addosso perché io mi diverto un casino, li uso alla perfezione. Non usavo così bene neanche quelli più forti. Vinciamo anche questo match, anche in Champions League, addirittura per 4-0. Cosa vogliamo di più? Grandissimo PSV Eindhoven. Altra partita, ragazzi, di campionato. Giochiamo contro l'Excelsior. Qui utilizziamo la formazione A, diciamo, tra virgolette, perché guardate, la formazione 2 è leggermente più stanca, allora direi che possiamo utilizzare i titolari, leggenda, 5 minuti, sereno, si va nel match. Quindi perde un brutto pallone, qui recupera gli Smart Marine, eccolo gli Smart Marine, può servire Locadia, attenzione al nostro bomber, Locadia! Vabbè, ma è un cecchino, ragazzi, non sbaglia mai davanti la porta. Cioè, pallone centrale, perfetto, che non pensavo arrivasse perché un pallone dato da un difensore, guardate, si inserisce, poi anche essendo un pochettino lontano dalla porta esplode un gol ragazzi, meraviglioso.
sono innamorato di questo giocatore, veramente micidiale. Dare Pereiro finisce qui, ragazzi, il primo tempo. Vi dico la verità, non è successo granché, solamente il gol fantastico, meraviglioso di Locatia. Per il resto l'Excelsior si è limitato a difendere, neanche un tiro in porta, potete vedere dalle statistiche, guardate, ha tenuto un bel po' di possesso, però alla fine tiri non ne hanno fatti. E quindi, ragazzi, vorrei fare un piccolo cambio, sinceramente, però vorrei provare Pasalic al posto di Guardado, che sta facendo parecchie partite, e poi basta. Direi che ora sono tutti giovanissimi in campo, va bene così, cerchiamo di mantenere questo risultato e portarci a casa i 3 punti. Arias che torna in posizione, il passaggio verso Pasalic, che è entrato benissimo in campo. Eccolo Musa, ha tanto campo da attaccare. Musa, la mette dentro, mamma mia che parata. Bravo Locatia, recupera il pallone, la palla per Musa, guardate quanto campo ha Musa e lui giustamente lo sfrutta tantissimo. Eccolo Musa, ha messo i piedi in aria, Musa, sempre lui, mamma mia, Musa! Palla fuori però, maledizione. Pallone lungo, Maher, Pasalic, ancora Pereiro, Pereiro, attende, movimento del terzino, che è Arias, bello questo pallone, vai Locatia, non mollare Locatia, ora è il tuo momento, Locatia, Locatia, metti i piedi in aria, Locatia contro tutti, Locatia, palo, ragazzi, faceva pure questo gol, me ne andavo, attenzione, attenzione al cross dentro, oddio, ma, no, ragazzi, questo gol proprio non volevo prenderlo, sapete perché? Perché ci siamo mangiati il mondo lì davanti. Ma prima aveva fatto una parata assurda Koopmans, mi era sembrato, fatemi rivedere qui, guardate, sul primo tiro, fatemi vedere, mamma che parata aveva fatto qui, e poi qui fa una mezza papera. Maledizione, sono veramente deluso da questo gol all'86esimo, non me lo aspettavo sinceramente. Attenzione qui la palla dentro, no! Mamma mia Koopmans, vediamo se riusciamo a fare un'ultimissima azione, anche se non credo, però proviamoci, se magari Musa, no, si ricorda il pallone, stavo dicendo, finisce la partita, sono veramente deluso perché questa era una partita da portare a casa, da portare assolutamente in cassa, diciamo così, 0 tiri in porta l'Excelsior, veramente mi dispiace, però vabbè. Ci può stare, penso che siamo ancora primi in classifica, anzi penso sicuramente l'abbiamo tutte vinte, solo questa pareggiata. Differenza reti penso ottima, sì. Guardate, con una partita in meno abbiamo comunque 3 punti di vantaggio sull'Ajax, vabbè, sull'Herenveen 3 punti, bene o male, differenza reti buona. Direi che stiamo martellando bene in campionato, dovevo fare una, magari quella papera non me la faceva, però col senno di poi troppo semplice. Ora sale Donnarumma, diventa già un 74, quindi mi va benissimo, anche se è solo in prestito secco, però non importa, ce lo teniamo stretto per questa stagione. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, il nuovo Beniamino qui è Ismat Merin, veramente forte. Locatia regala perle, ragazzi, prendetelo in tutte le vostre carriere o anche su Ultimate Team magari, non lo so, è veramente devastante. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, ora che non c'è più il mercato capisco che le visual e mi piace possono scendere un pochettino, ma voi mi raccomando lasciate un mi piace che è importante, e niente, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.